Allora adesso entriamo nel vivo di una manifestazione che si terrà questa sera. Bobby, siamo in provincia di Piacenza, il Festival Editoria Emergente. Ci sarà un ricordo Oliviero Bea attraverso un premio riconosciuto a Michela Murgia, Riccardo Iacona e David Puente. Abbiamo in diretta il presidente di questo festival, Piero Muscari. Buongiorno e benvenuto, grazie per essere con noi. Buongiorno Barbara, Luigi e Stefania, grazie davvero di questo preziosissimo tempo di RTL. E allora, che cosa andate a indagare con questo festival? Poi arriviamo anche al ricordo di questo maestro, Oliviero Bea. Beh, cerchiamo soprattutto di sottolineare l'importanza di questo mestiere nel nostro paese, Barbara, soprattutto fatto col piglio che appunto aveva Oliviero Bea, schiena dritta, voglia di dire le cose, indagare, insomma metodo. Riportiamo al centro questa idea di mediazione che negli ultimi tempi insomma si era provato in qualche modo a immaginare si potesse fare a meno dei mediatori, compreso dei giornalisti, mediatori in questo caso dell'informazione, quindi Fegge e prova a riabilitare e a sottolineare l'importanza del giornalismo, soprattutto e anche quello emergente nel nostro paese. Quindi insomma un maestro da prendere ad esempio, e quali sono diciamo così i modelli emergenti che lo hanno seguito? Ma guarda, non è semplice oggi obiettivamente trovarli. Come sai, spesso i media inseguono l'ascolto e non lo inseguono esattamente sul terreno della credibilità, ahimè. Permettimi di fare i complimenti che non sono solo legati al caso. Io credo davvero che il vostro format, che RTL, centri perfettamente questa idea, il modo in cui fate informazione, il modo asciutto. Basterebbe citare il buon Giacalone, che la mattina mi accompagna sempre e mi restituisce sempre un'idea di informazione precisa, puntuale e anche coraggiosa. Ecco, se dovessi citare un altro nome che stimo, e non lo faccio perché sono a casa vostra, ma semplicemente perché lo credo e perché sono un vostro ascoltatore convinto, ecco, citerei Giacalone, che non è certo un emergente, ma è una modalità di fare giornalismo che ci ricorda con quale carattere il giornalismo merita di essere fatto. E poi ecco, in questa occasione giornalismo ed editoria, insomma, si mescolano naturalmente. Tra l'altro si è tornato a parlare recentemente proprio di questo mondo. Stavo leggendo sulla Repubblica un'inchiesta, perché di questo si tratta, di Paolo Di Paolo, interessante, sullo sfruttamento nel mondo dell'editoria. Leggo alcune cose. Si è parlato di, perché c'era stato un episodio di caporalato e violenza in una ditta legata, insomma, in una grafica in Veneto, e Paolo Di Paolo parla di tanti segmenti della filiera in cui c'è effettivamente sfruttamento: distribuzione, lavoro editoriale, lavoro redazionale. Ecco, questa può essere anche l'occasione per fare un po' di luce su un mondo straordinario in cui però spesso, e anche nel giornalismo, diciamolo, può succedere, non si paghi giustamente il lavoro. Ecco, premiamo ad esempio anche Open, con David Puente, che è l'iniziativa di Mentana, che ha dato da lavorare in maniera onesta, seria e credibile a 20 giornalisti emergenti italiani. Quindi è proprio questo, Luigi, che teniamo a fare. Io credo che bisogna tornare, qui ci deve aiutare anche il pubblico, a premiare la qualità, a pretendere la qualità dal mondo giornalistico italiano, perché un giornalismo che funziona, un'editoria che funziona, generano una democrazia che funziona, una politica che non funziona. E non a caso Bea, voglio ricordare le sue parole, sì, in quella prima edizione diceva: non si parla delle cose per interessi precostituiti della politica, dell'economia, degli editori e spessissimo degli autori dell'informazione, che sono i giornalisti. E quindi era una denuncia molto forte che Oliviero aveva provato sulla propria pelle. Il ricordo di Oliviero Bea e tanti grandi nomi del giornalismo italiano questa sera a Bobbio in provincia di Piacenza per il Festival Editoria Emergente. Grazie al presidente di questa iniziativa, Piero Muscari. Buona giornata, complimenti ancora e buon lavoro. Barbara, permettimi solo un secondo di ricordare che da quest'anno noi apriamo un gemellaggio con le capitali italiane del libro, quindi da quest'anno Fegge gemella le capitali italiane del libro, dove andiamo a cercare i talenti emergenti di ogni settore. Per quest'anno Bobbio si gemella con Vibo Valentia, capitale italiana del libro. Grazie. Bene, grazie, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi.